Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo nel giardino dei frati, il lungo viale che spesso accompagna anche gli stessi frati nelle passeggiate, nelle meditazioni, nelle preghiere, così come faceva Padre Pio quando era qui in convento. E qui mi piace condividere con voi quello che accadeva a coloro che avevano l'opportunità di incontrare Padre Pio qui a San Giovanni Rotondo. Proprio i suoi concittadini, esperienze comuni a quanti ad esempio oggi continuano a scriverci a questo indirizzo di posta elettronica che vedete, a cui fate riferimento per continuare a inviare le vostre storie. La signora Zaira Colesanti, cui marito Rodrigo Crafa, legato da vecchia amicizia con Padre Pio per visitarlo dal 1923, si recava qui, spesso a San Giovanni Rotondo, e ne riceverà anche qualche immaginetta e una volta ha ricevuto da Padre Pio anche un crocifisso, ricorda un'esperienza molto bella. Una volta, racconta la signora Zaira, nell'aprire il portafoglio, nel consegnarmi un'immaginetta dell'Immacolata, ecco il marito, rimase interdetto ed esclamò: sento un profumo, lo senti anche tu? Quindi Rodrigo si rivolge alla moglie Zaira. Io, incredula, ebbi un sorriso, racconta, quasi di compassione. Eppure, dopo tanti anni che ero stata con mio marito a San Giovanni Rotondo, successe anche a me qualcosa di straordinario, un fatto simile. Una mia cognata si burlava quasi di me che, dato il mio carattere timido, riservato, non riuscivo mai a farmi avanti e baciare la mano di Padre Pio. Una volta che questi usciva dal confessionale, allora mi feci coraggio, racconta Zaira. Ma appena toccai la mano di Padre Pio, lui sgarbatamente la ritirò. Rimasi confusa. Mi sentii arrossire quasi per vergogna, ma nello stesso tempo che il padre si allontanava, un'ondata di profumo mi avvolse tutta.